Come superare la perdita di un amore? Intanto dobbiamo dire che la perdita o l'abbandono in generale è quanto di più simile alla morte troviamo sulla terra, in quanto una persona sparisce dalla nostra vita, non sparisce dalla faccia della terra, ma comunque dalla nostra vita, e quindi riemerge un principio che è simile a quello infantile, in cui una persona che non c'è equivale a una persona morta. La morte e l'assenza si sovrappongono. E ciò che fa paura della morte è sicuramente la perdita di una persona, ma è anche la paura della nostra morte, la paura del ritorno al vuoto. Il ritorno al vuoto è ciò che ci fa vivere la perdita di un amore, ci fa vivere l'abbandono. Cioè ci sentiamo soli, ci sentiamo vuoti. Ora, cosa fare in questi casi? È inevitabile che quando si perde un amore si soffre. La sofferenza è inevitabile. È inevitabile che ci sia uno shock emotivo, in quanto ovviamente è probabile che noi non ci rendessimo conto che questo amore fosse giunto al termine, perlomeno per l'altra persona. Probabilmente non ci rendevamo conto di non essere più desiderati dall'altra persona, perché se veniamo abbandonati è perché l'altra persona comunque non prova più desiderio nei nostri confronti. Ed è quindi, diciamo, inevitabile che ci sia un momento di disorganizzazione, di shock e di disorganizzazione. Teniamo presente che durante le fasi di shock emotivo siamo molto più fragili, cioè viene destrutturata la nostra mente logico-razionale e prevale la nostra mente emotiva, per cui qualunque messaggio ci venga dato in quelle circostanze tende a diventare una suggestione, tende a tradursi nel comportamento equivalente. Una ragazza molto innamorata che viene piantata all'altare, travolta dallo shock emozionale, potrebbe fare quello che gli viene detto. Magari un padre spirituale le dice: figlia mia, leggilo come un segno del Signore che ti chiama, e lei si fa suora, per dire. Oppure potrebbe essere un'amica che gli dà altri consigli. Quindi dobbiamo capire che è un momento sicuramente di fragilità. Questa fragilità è dovuta anche alla perdita di certezze, perché la nostra parte logico-razionale pure viene destrutturata, perché la nostra parte logico-razionale va alla ricerca di certezze, va alla ricerca di abitudini. Per cui diciamo che questa perdita di abitudini è comunque un'altra fonte inevitabile di disorganizzazione, che può produrre sicuramente sofferenza. La sofferenza ce la procureranno anche, diciamo, ce la procurerà anche il sentimento dell'invidia, perché non è mai come quando si perde un amore, che andando in giro per strada non si fanno che vedere delle coppie che sembrano innamorate, per cui diciamo che il sentimento dell'invidia verso le coppie innamorate diventa un'altra fonte di sofferenza. Ecco quindi che ci sono tutta una serie di ragioni per cui si soffre inevitabilmente. Ma detto questo, dobbiamo tenere presente una cosa, che questo processo di ritorno al vuoto è un processo creativo se vissuto nel modo giusto. Cioè, se la sofferenza viene sì vissuta, ma non si cronicizza, non diventa il faro portante, diciamo, il faro guida della nostra esistenza, ma diventa uno strumento per l'evoluzione. Come può farci diventare uno strumento per l'evoluzione? Deve essere il carburante che ci motiva a muoverci, ad agire, a fare delle cose e semplicemente anche osservare la realtà, osservare quello che capita. Questo è un forte stimolo che ci permetterà di cambiare la nostra vita. Spesso succede che si perde sì un amore, ma se viene affrontata questa perdita, quindi se si arriva al vuoto, a questo punto dentro di noi che è il punto di vuoto,
quello che la fisica quantistica chiama con vuoto creatore, quella parte all'interno della nostra mente che dà la capacità alla nostra mente di creare, si apriranno veramente nuove possibilità, si apriranno nuovi universi. Abbiamo perso un amore, magari ne troviamo un altro, cambiamo lavoro, viviamo una vita più felice. Tutto questo dipende da come viene interpretato la fine di un amore, perché potrebbe essere, come dire, la porta aperta verso il paradiso, oppure potrebbe essere la porta aperta verso l'inferno. Ma la strada verso il paradiso e verso l'inferno la fa la nostra intenzione. E l'intenzione deve essere quella positiva, perché non deve essere sicuramente una, come dire, un'intenzione dettata da gelosia o da senso del possesso, perché in realtà l'amore, se vogliamo, non può andare perso. Cioè se noi amiamo veramente una persona, possiamo continuare ad amarla anche se non siamo riamati, perché altrimenti diventa semplicemente un do ut des, io ti do se ricevo qualcosa in cambio. In realtà, se noi amiamo veramente, possiamo continuare tranquillamente ad amare, anzi, amare anche il fatto che questa persona ci abbia lasciato, perché se ci ha lasciato, evidentemente questa persona non era felice con noi, e se questa persona non era felice con noi e invece lo è con un altro o lo è da sola, sicuramente se noi amassimo veramente questa persona in modo incondizionato ne saremmo felici. Quindi nessuno ci può impedire di amare. D'altra parte dobbiamo tenere presente che non dobbiamo neanche rovinarci la vita, a tentare. Cioè, dobbiamo fare tutto quello che è necessario fare, applicare le migliori strategie comportamentali, eccetera, ma poi non dobbiamo, come dire, perdere di vista il fatto che abbiamo tutti i diritti di amare anche noi stessi e di sperimentare altre situazioni affettivo-sentimentali, sessuali, perché fanno parte della naturale vita dell'essere umano, a livello proprio di sperimentazione, perché attraverso l'amore che possiamo sperimentare la nostra anima e attraverso la sofferenza della perdita di un amore che possiamo sperimentare la nostra anima. D'altra parte, una barca la collaudo quando il mare è mosso, non la collaudo col mare calmo. Nel mare calmo tutte le barche vanno tranquillamente, quando il mare è mosso, quando il mare è forza 7, che riesco a capire se una barca è strutturata veramente in modo solido, capace di reggere il mare, capace di affrontare le onde, i cavalloni, oppure si schianta e non riesce ad affrontare il mare mosso. Quindi questa esperienza dell'abbandono è un'esperienza che va a farci capire quanto è forte, quanto è solida la nostra struttura e nel qual caso, qualora ci fossero dei punti di cedimento, dovrebbe darci l'opportunità di fortificare questi punti in modo tale che arriveremo più preparati alla prossima tempesta, perché è tanto inevitabile che in vita delle tempeste prima o poi ci sono, fanno parte della vita. Questo è, come dire, il film che comunque viviamo. Siamo delle divinità potenziali, ma che si sono frantumate nel mondo delle forme, quindi si sono frantumate nello spazio, nel tempo. Anche se probabilmente la nostra anima sicuramente è al di là dello spazio e del tempo, noi nello spazio e nel tempo, se ci siamo per fare delle esperienze e quindi non dobbiamo precluderci la possibilità di fare delle esperienze e di viverle fino a fondo. Intanto è inutile nasconderle, perché tutto ciò che cerchiamo di evitare dentro di noi lo ritroveremo al di fuori di noi. In realtà le nostre esperienze esterne sono soltanto una proiezione di ciò che abbiamo dentro. Per cui dobbiamo imparare veramente a guardarci dentro, a capire quelle che sono le fonti emozionali che vanno ad alimentare queste situazioni su cui proiettiamo ciò che chiamiamo vita. Perché la funzione d'onda, usando una terminologia della fisica quantistica, collassa a seconda dell'intenzione dello sperimentatore, cioè a seconda della nostra intenzione, a seconda delle nostre proiezioni, generiamo
un'esperienza. E se l'esperienza che abbiamo generato è l'esperienza della perdita di un amore, significa che dobbiamo vivere, imparare a vivere la perdita di un amore, altrimenti questa esperienza continuerà a reiterarsi nel tempo, fin tanto che in una vita, un'altra, in un mondo o in un altro, riusciremo ad avere coscienza di ciò che, significa. Quindi affrontarli in modo positivo, tenendo presente che in realtà nessuno ci potrà impedire di continuare ad amare quella persona, quella situazione. L'amore è qualcosa che noi proviamo dentro, non dobbiamo andarlo a cercare al di fuori. Non è che posso amare soltanto se vengo amato. L'importante è che però faccio un percorso evolutivo nella vita, in modo tale che questa esperienza mi permetta di essere maggiormente in armonia con me stesso e con gli altri, tenendo presente che sicuramente ci saranno dei momenti di disorganizzazione, ci saranno dei momenti di sofferenza, ci saranno, diciamo, magari anche un senso di colpa per il fatto che siamo stati abbandonati, ci sarà magari una vergogna, una disistima, potrebbe anche tentare di instillarsi, dire non valgo niente per questo motivo che sono abbandonato. Ma tutte queste, come dire, emozioni che vengono fuori vanno affrontate per quello che sono, cioè un percorso evolutivo. Soltanto conoscendo quelli che sono i nostri demoni possiamo trarne un vantaggio, perché se non conosciamo, se restano nascosti, più restano nascosti, più si fortificano. Come diceva Paolo VI, il diavolo trae forza dal fatto che cerca di restare nascosto agli occhi del mondo. Nel momento in cui viene smascherato, viene divulgato, perde tutta la sua forza. Per cui noi dobbiamo veramente imparare a cercare di nascondere certe nostre parti, ma andare a esplorare con lo spirito dell'esploratore. E la perdita di un amore, come la perdita in genere, ci dà la benzina sul fuoco per fare questa esplorazione. È la motivazione che ci può spingere a fare un percorso evolutivo, altrimenti spesso le persone sono pigre. Quando tutto va bene non siamo tanto interessati a effettuare un percorso evolutivo. Quando invece ci sono delle situazioni, e la situazione della perdita di un amore, come la perdita in generale, è una, ripeto, essendo quella più simile alla morte, quella che produce più shock emozionale, e poi deve diventare fortemente motivante a migliorare, a conoscere maggiormente noi stessi, perché, diciamo, la fine di un amore, tutto sommato, è sicuramente il seme di un nuovo amore, che può essere affrontato con una consapevolezza diversa, ma può essere anche un seme di tante cose che possono sicuramente cambiare in modo positivo nella nostra vita, andando a esplorare al di là, diciamo, dell'apparenza del mondo delle forme, andando alla radice, alla sorgente dell'essenza della vita. Per cui essere veramente più completi interiormente e andare veramente al di là di ciò che chiamiamo spazio-tempo, di ciò che chiamiamo universo, passare dall'universo al multiverso. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito anche a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti!